Ci ho creduto fino alla fine perché la squadra ha avuto una grandissima reazione, ha giocato bene, ha messo sotto la Roma, che non è poco, quindi sotto questo punto di vista sono soddisfatto, ma non sono soddisfatto, non posso essere soddisfatto tanto quanto sono arrabbiato per la partenza, perché ovviamente non si possono concedere due gol così a freddo all'inizio, nel tempo 7 minuti, non ricordo, quindi. Però nel calcio può capitare, in questo caso si può dire che comunque meno male c'è stata una reazione veemente dei ragazzi che hanno dato tutto fino alla fine. Pepe dall'inizio perché Caprari, a parte che in settimana l'ho visto molto bene, comunque gli faccio anche i complimenti perché ha fatto un'ottima partita a mio modo di vedere, era la prima da titolare, non era semplice a Roma e ha fatto molto bene. Caprari non c'era stato tutta la settimana, ha subito una contusione al piede, quindi non stava in perfette condizioni, anche se dopo un minuto è dovuto entrare perché purtroppo abbiamo perso subito Baebe, che credo si sia stirato, non lo so. Ma i ragazzi sono convintissimi di quello che facciamo, se non fosse così non starei ancora qua. Loro sono convintissimi che la nostra strada è questa, poi per motivi particolari, vedi la perdita di quattro centrali contemporaneamente, abbiamo provato a cambiare qualcosina, oggi siamo andati in campo con Vitturini che è un terzino, Biraghi che è un terzino e Zupanic che era l'unico centrale di ruolo, abbiamo provato a fare qualcosina di diverso, nel primo tempo devo dire la verità, la Roma ci ha messo un pochino in difficoltà tatticamente. Perché alzava tutti e due i terzini e ci schiacciava un pochino troppo. Poi nel secondo tempo siamo tornati a fare quello che sappiamo fare e da quel punto di vista non abbiamo problemi, quello lo facciamo benissimo. Il punto è che in questo momento con tutti questi infortunati ho pensato che avremmo fatto più fatica.